Buongiorno a tutti e bentornati sul canale. Oggi vi portiamo con noi a scoprire una delle pietre miliari dell'ingegneria italiana, il Ponte Bisantis dell'ingegner Riccardo Morandi a Catanzaro. Prima di cominciare vi ricordo sempre di farmi sapere se il video vi è piaciuto con un bel like, di fare domande, lasciare commenti, ma soprattutto iscrivetevi al canale. E adesso andiamo a cominciare! L'idea di collegare la parte occidentale di Catanzaro alla strada dei Due Mari nacque nell'immediato dopoguerra sotto la presidenza della provincia di Fausto Bisantis. L'idea divenne concreta nel 1958 quando il suo successore diede incarico alla Sogene, che era uno dei primi general contractor in Italia, di realizzare un ponte che collegasse le due sponde della vallata. Venne incaricato Riccardo Morandi, che in un primo momento ipotizzò un progetto che prevedeva un ponte a tre archi, quindi che aveva delle pile che sorgevano al centro della vallata. L'ingegner Riccardo Morandi, però, considerando il fatto che il centro della vallata era occupato da terreni alluvionali che avevano una resistenza assolutamente incerta, preferì sostituire questa idea progettuale con un ponte ad unica arcata che si appoggiasse quindi alle spalle della vallata, che erano di solida roccia. La Sogene completò il ponte in soli 3 anni e mezzo, dal 58 al 62, con una spesa complessiva di 2 miliardi e mezzo. Rimase storica l'imponente prova di carico che fu organizzata alla fine dei lavori. È sostenuto da un arco a 3 cerniere, 2 ai piedi e 1 in chiave, ed ha una luce netta di 231 metri. I ritti inclinati a 15 gradi rappresentano la vera e propria firma architettonica di Riccardo Morandi e infatti li ritroviamo in diverse sue opere. La struttura è impressionante. 2 archi cavi affiancati e convergenti verso la chiave si biforcano alle imposte, alleggerendo visivamente l'incastro a terra. Un numero apparentemente insufficiente di puntoni inclinati solleva sull'arco l'impalcato, che poi si affida sui 2 lati ai piedritti a croce. Il comportamento degli archi si trasforma durante il cantiere. Costruiti a 3 cerniere isostatici per non risentire di eventuali assestamenti della gigantesca centina, sono solo alla fine bloccati nella definitiva versione iperstatica. La fibra media dell'arco sviluppa quasi 275 metri ed è disegnata su una curva poligonale di 5° grado. Questa curva coincide quasi interamente con il poligono degli sforzi normali e questo denota un'altissima perizia progettuale. Il ponte è realizzato interamente in calcestruzzo armato, ma questa tecnologia costruttiva fino agli anni 60 aveva un enorme limite. La realizzazione della centina. Che cos'è la centina? È una struttura provvisoria che serve a sostenere l'arco fino a quando questo non è in grado di autosostenersi. Riccardo Morandi, per ovviare a questo problema, sviluppò diverse soluzioni, come il ricorso a conci di arco prefabbricati o addirittura il ricorso a 2 semiarchi incernierati al piede e calati in posizione fino a congiungersi in chiave per mezzo di funi. Questa soluzione venne adottata largamente solamente negli anni 80, quindi immaginate quanto era avveniristica. Ad ogni modo, tutte queste soluzioni non vennero prese in considerazione dal costruttore e si preferì realizzare un'imponente centina realizzata dalla Dalmine,
fu a quel tempo la più grande centina mai realizzata ed era in grado addirittura di resistere a raffiche di vento di 140 km orari. Nonostante questa imponente struttura di sostegno per contenere i pesi dell'arco, questo fu realizzato cavo ed era talmente ben costruito che al momento del disarmo si abbassò solamente di 75 mm a fronte dei 100 mm che erano attesi. Il viadotto Byzantis è stato l'ultimo grande ponte ad arco progettato da Morandi e sicuramente rappresenta l'apice della sua ricerca su questo tipo di strutture, non solo per dimensioni, ma anche per qualità progettuale ed eleganza. Come molti di voi sapranno, Riccardo Morandi è anche il progettista del viadotto Polcevera a Genova. Al momento di quella tragedia, della tragedia del crollo del ponte di Genova, su Riccardo Morandi se ne sentirono di tutti i colori da parte della stampa italiana. Veramente fu oggetto di una caccia alle streghe vergognosa. Bastava nominare Riccardo Morandi legato ad un ponte che si paventava il crollo a momenti di quella struttura, una cosa veramente vergognosa. Immaginate solamente che dal giorno della tragedia del ponte di Genova ad oggi decine e decine di università e di società di ingegneria e di ingegneri, singoli professionisti, hanno portato avanti studi utilizzando tecniche avanzatissime per verificare il progetto. Bene, di tutti questi studi neanche uno ha riavvisato la benché minima criticità nel progetto. Era un progetto perfetto. Ovviamente le cause di quel disastro vanno ricercate altrove ed in questi giorni sapete che è in corso un processo che sta entrando nella fase dibattimentale e quindi vedremo cosa succederà. Ad ogni modo ci tenevo molto a realizzare questo video perché Riccardo Morandi è uno dei più grandi ingegneri architetti italiani e mondiali, del quale bisogna solamente essere fieri. E questa struttura che è alle mie spalle, che è di un'eleganza veramente incredibile, di una leggerezza e veramente una struttura ardita e perfetta, ne è l'ennesima conferma. Ora qui ANAS sta provvedendo a mantenere e restaurare questa mirabile opera d'arte, non solo per garantire la sicurezza degli utenti che tutti i giorni percorrono questo ponte, ma anche per tramandare alle generazioni future una importantissima testimonianza del genio di Riccardo Morandi. A questo punto io vi saluto e vi ringrazio di avermi seguito fino a questo punto e con un grande abbraccio vi do appuntamento al prossimo video. Arrivederci!